Questo programma è offerto da Ti dice tutto di tutti. In collaborazione con continua il nostro tour in Campania, ma non solo in Campania, in tutta Italia, di questo concorso ragazza, moda e spettacolo. In una location, io direi, unica al mondo, via Partenope, già set di numerosi film. Guardando te mi ricorda un po' la Lauren. Beh, ti ringrazio perché è un'attrice famosissima e di grande talento, quindi per me è un onore ricevere questo complimento da te, Alfredo. Quali saranno i canoni che tu magari vedrai in queste ragazze che tra poco sfideranno per delle maison importanti? Sì, io vedrò molto il loro talento, quindi anche la recitazione, l'addizione è molto importante. Soprattutto la bellezza, che è un biglietto da visita. Parlavamo prima di bellezza, parlavamo prima di metro. Qual è la valutazione, il metro? Ma oggi dobbiamo fare una distinzione. Non c'è più solo l'attenzione alla bellezza nei concorsi. I concorsi di successo sono i concorsi che danno peso anche al portamento, soprattutto all'addizione, soprattutto al carisma. Oggi una ragazza che si avvicina al nostro mondo, se non è carismatica, se non sa dialogare, se non sa mantenere il palco, può essere anche molto bella, ma rischia di uscire sconfitta. Ma tu sei pronta? Prontissima, soprattutto non bisogna semplicemente divertirsi senza andare in tensione, senza cercare di vincere, è semplicemente soprattutto un divertimento per le ragazze. Vedi, le ragazze lo prendono come divertimento. Questa è la filosofia, diciamo, che hai sempre inculcato tu in tutte quante loro. Bionda, bruna o rossa? Bionda, bruna e rossa. Cioè, uno perché sa da precludere? No. Perché uno? Non è una preferenza. Sì. Bionda, bruna e rossa. Meglio di questo, scusa, no? Buon voto. Tra poco ci sarà un grande progetto che poi ne parleremo in un prossimo appuntamento con Lorenzo Crea, una cosa straordinaria. Oltre poi al Teatro Posillipo, non lo posso dire. È una cosa sorpresa, una bella cosa. Vabbè, intanto ragazzi, siete pronti? Bionda, sì, siamo prontissime. Poi è vero che le donne bisogna sempre aprire la portiera ai fiori. Esatto, atti galanti che andrebbero fatti sempre. Brava. Quindi allora è vero che l'uomo deve essere un po' più gentile, un po' più romantico. Un po' più gentiluomo, un poco, un valore che è stato un po' perso, diciamo. Intanto io voglio fare gli auguri a lei che è arrivata qui, perché oggi festeggia il suo onomastico e facciamoci un applauso, ecco qua, auguri, vedi il pubblico che applaude. Insomma, voglio dire, l'uomo per te deve essere galante, chic, danaroso o semplice? Deve un po' rispecchiare l'immagine del principe azzurro. Deve conquistare. Sì. Ma deve avere un castello? No, non è necessario il castello. Non necessariamente. Intanto preparatevi perché tra poco. Perdonami, lo so che abbiamo finito il tempo, ma che età avete? 17. Cioè, sentire delle giovani ragazze parlare di galanteria, il gentiluomo, è una cosa straordinaria, veramente mi sono emozionato. Quindi significa che possiamo ancora sperare in noi abbiamo chance. Tu sei proprio l'incarna. Tu sei proprio la reincarnazione. Dorian Gray. Show! Lady, hear me tonight. Cause my feeling is just so right. As we dance by the moonlight. Can't you see? You're my dear.
poi l'occhiale oggi è un accessorio del quale non si può più farne a meno. Esattamente, l'occhiale adesso è l'oggetto cult che fa moda a sé stante ed è molto molto importante, seguito da ragazzi e non. C'è un ritorno al vintage, un ritorno agli anni 50, anni 60. Specialmente quest'anno, insomma, c'è un ritorno prepotente, diciamo, al vintage e a tutto quello che ha segnato la storia anche per quanto riguarda anche l'occhialeria. Quindi voglio dire, c'è un particolare occhiale per la donna, un particolare occhiale per il maschio, o magari c'è un occhiale che possono portare entrambi? Esattamente, il classico occhiale alla Audrey Hepburn, giusto per citarne uno per antonomasia, ecco, quello è uno degli occhiali più richiesti al momento. Ad Annabella io volevo chiedere, chi è più esigente, la donna o l'uomo? Ovviamente la donna che ormai non può fare più a meno degli occhiali, Signore e signori, Miss Cuba qui a Napoli, quanto è vicino il mondo latino, il mondo cubano con Napoli? Va bene, la verità è molto vicino, il napoletano c'ha molto di latino, cioè da tutta l'Italia e da tutto quello che ho conosciuto sono le persone più calde, più simpatiche, più solare, mi sento molto bene qua, veramente, mi trovo bene. Insomma, siamo pronte. Noi siamo pronti, le ragazze anche. Quando cominciamo? Cosa hai preparato? Io ho portato Only Woman, abbigliamento donna, viene da Versa. Ma com'è questa donna? Aggressiva, dolce, sensuale, sexy? È un po' dolce, un po' aggressiva, un po' romantica, ma non vuole il principe azzurro, vuole il pirata. Vuole il pirata? Vuole il pirata. Quindi è un po' più aggressiva. Eh sì, anche. Per l'avventura. Sì. È pronta per scoprire nuove cose. Nuove emozioni. Nuove emozioni. Ragazzi, voi siete pronte? Vi vedo già ballare, no? Sì, prontissime. Prontissime. Pronte! Insomma, poi come ti senti? Più bella, più affascinante? La gente che ti vede, i flash? Sì, sì, è tutta un'emozione. Insomma, Aghi e Mare piace? Sì, certamente che piace. Tutte le donne dolci, sensuali, eleganti, anticonformiste, donne giovani e pronte alla moda. Parliamo di tessuti. Quali sono i tessuti che tu utilizzi? Microfibre leggere, sete, raso, tessuti tutti dalla mano morbida. Mano morbida. E poi vedo che tu utilizzi anche degli strass, utilizzi anche degli accessori, delle perle. Sì. In effetti tutti i ricami che usiamo sono tutti fatti a mano e in effetti definiscono il disegno del costume. Danno un effetto di tridimensionale, dà luce proprio e valorizza il costume, la donna che indossa Aghi e Mare. Bene, la donna che indossa Aghi e Mare è sicuramente una donna vincente. Nella tua mente c'è una donna rossa, mora o bionda? Una mora. Intanto ti ringrazio per essere venuta e di stare con noi questa serata magnifica qui sul lungomare con le ragazze più belle di Napoli. Sì, infatti, bellissime. Io ringrazio te di avermi invitata. Sono veramente contenta di stare qui con te. Intanto presentiamo quest'artista straordinaria, ballerina, cantante, soubrette, attrice. Mi fermo. Un po' di tutto, un po' di tutto fermiamoci, va bene così. C'è un passato anche da modella? Sì, io partecipai a Miss Italia nel 2010. Entrai nelle 100 più belle d'Italia. E allora voglio dire, ma tu hai visto già qualcuna? Sono tutte bellissime veramente, mi congratulo con loro e con te. Ma qual è il canone della bellezza? Ma la bellezza è un insieme di fascino, eleganza, non è solo estetica, è un po' di tutto, carattere, sensualità. Un mix. È un mix, giusto. Io a nome delle ragazze ti devo ringraziare perché loro si sentono... Le ho sentite un po' prima nel backstage, le abbiamo viste un po' con l'occhio
della telecamera con le nostre macchine fotografiche. Dice, ma quanto sono belli questi vestiti. Qui c'è lei che ne indossa uno. Insomma, come ti senti? Benissimo, elegante, raffinata. Complimenti. Insomma, grazie, grazie mille. Grazie. Insomma, sono questa linea che tu hai creato. Sì. Ispirata a Parigi, a Coco, a Audrey, quindi la classe, la femminilità che ogni donna deve avere. Cosa hai preparato quindi? Quanti abiti? Una 10 outfit. La location è unica? Sì, bellissima, su questo stupendo lungomare napoletano. Poi sai, via Caracciolo, vero, via Partera, poi è stata già set di numerosi film. Sì, infatti, con Mastroianni, la Loren, quindi... siamo nel posto giusto. Il posto giusto e con gli abiti giusti. Annalita Mattei è stata con noi, grazie. Grazie, grazie a voi.